Val Zambiase, il primo derby stagionale con la Vigor Lamezia. Nel primo turno di Coppa Italia di Serie D, gli uomini di Mister Aita mettono a segno il primo duro colpo contro i cugini biancoverdi e conquistano la possibilità di sfidare domenica prossima il Rosarno. Già dopo soli 5 minuti la squadra di Pino Rigoli è costretta a giocare in 10 per l'espulsione di Forte. La punizione dal limite è affidata ad Ivan Dinamite Moschella, che non perdona e regala ai sostenitori giallorossi il primo gol ufficiale della stagione 2009-2010. Vigor pericolosa al 35esimo con Cosa, che però al momento di tirare in porta viene spinto da Zaffina. Anche in questa occasione per l'arbitro si può proseguire. Passano solo 5 minuti ed è Zangaro a sfiorare il gol sugli sviluppi di un corner. Il tempo si chiude con uno splendido intervento di Piazza su incornata di Cosa, ma il gioco era già fermo per fuorigioco del Vigorino. Dopo 3 minuti dall'inizio della ripresa il Zambiase raddoppia con Burgo, abile ad intervenire dopo la breve respinta sul tiro di Moschella. Al 10° minuto Mangiapane su punizione infila il set alle spalle di Piazza. Al 23esimo Vigor in 9 per l'espulsione di Cosa, che pregiudica irrimediabilmente il pareggio, che pure potrebbe arrivare al 32esimo quando Occhi Pinti in aria spreca malamente di testa. Il Zambiase prova ad andare sul 3-1 ma non succede più nulla di decisivo. Finisce 2-1 ai giallorossi il primo derby lametino.